Ciao ragazzi, bentornati al vostro anti-youtuber per eccellenza. C'era fallo di Tonali, è vero, sul secondo gol del Milan. Un Milan che comunque per la prestazione ha meritato, una Lazio inguardabile, tutto quello che volete. C'era il fallo, per me il rigore nel primo tempo non c'era, tutto quello che volete. Ragazzi, meglio così, altrimenti chi se ne voleva sentire? Meglio così. E mi rivolgo a quei tifosi dell'Inter, quei tifosi dell'Inter che sono demoralizzati dopo un derby vinto 3-0. Vieni da una vittoria col Verona, vieni da una vittoria con lo Spezia che non è Real Madrid, vieni da una vittoria con la Juve, vieni da una vittoria da schiacciasassi con la Roma e tifosi, tra virgolette, interisti, tristi perché il Milan ha vinto. Ma sti cazzi, dobbiamo vincere noi. Se le vinciamo tutte e lo stiamo facendo, ragazzi, da un mese a questa parte, non c'è trippa per gatti. Poi era palese fallo di Tonali, ragazzi. Ma sti cazzi. Meno male che non gli ha annullato. Era da annullare il gol. Meno male. Perché nel caso, sottolineo, nel caso dovessimo vincere lo scudetto, non avranno. Non do, ah, parleranno lo stesso, avranno da ridire tutto quello che volete. Ma comunque in cuor loro sapranno che l'Inter è più forte nel caso dovessimo vincere. Quello che mi preoccupa di più non sono i milanisti che stanno impazzendo nel vedere un Inter che dà filo da torcere, un Inter che è comunque una partita da recuperare, un Inter che vince con la Juve, un Inter che gli rompe il culo al derby, un Inter che rompe il culo alla Roma, ok? Senza se, senza ma. Quello che mi fa specie, dovremmo incazzarci più del trattamento dei media. Nessuno ne sta parlando. Un Milan che vince con una risata di Acerbi, una cappella da terza categoria di Marusic, ok? E un gol con fallo subito da Acerbi che al posto di protestare, quindi, come dice Pioli, non ha protestato, non l'andiamo a rivedere al VAR, giusto? Sono stati accontentati. Un Acerbi che al posto di protestare ride, un Milan che pareggia a 2 minuti dalla fine e segna con un gol irregolare, e ripeto e ribadisco, irregolare. Al posto di incazzarci proprio sull'andamento della partita, dobbiamo incazzarci sul trattamento dei media perché nessuno ne parla. Il Milan ha rubato la partita a 2 minuti dalla fine. Se parliamo della performance, della prestazione, meritava di stravincere con la Lazio, però la partita stava morendo sull'1-1. Un Milan che ha rubato la partita con un gol, con un fallo di Tonali che poi ha realizzato il gol e nessuno ne parla. E questo ci deve far stare ancora più concentrati su quello che siamo noi, su quello che dobbiamo fare noi, ragazzi. Lo sappiamo che siamo contro tutti, ma tutti non significa il sistema calcio. Tutti significa Juventus, Milan, Napoli, coalizzati contro l'Inter. Ecco perché non dobbiamo scoprire il fianco per una vittoria del Milan. Ragazzi, vinciamo col Bologna, andiamo primi. Non vinciamo col Bologna, ci sono altre 5, 6 partite, non mi ricordo quante partite. E l'Inter, per come sta giocando, l'Inter che ha rotto il culo alla Roma, ha rotto il culo al Milan, ha rotto il culo alla Juve, anche se con la Juve abbiamo meritato poco, può vincere lo sto scudetto, a prescindere da quello che fanno gli altri. Questo volevo dire, punto 1. Meglio così, meglio che hanno vinto rubando, così non rompono più i coglioni. Ok? La smettono di frignare. Per il resto, stasera alle 22 parleremo di tutto ciò, ma dell'Inter parleremo, perché io vedo tifosi dell'Inter veramente da psicoanalisi, perché si aspettavano che la Lazio senza tifosi, con una squadra piena di influenzati, con un allenatore che non sta ingranando, ma che cosa vi aspettavate? Mica hanno battuto la Juve, mica hanno battuto il Napoli, l'hanno battuto 2 settimane fa, vabbè, mica comunque hanno battuto la squadra più in forma del campionato. Hanno battuto una squadra rimaneggiata senza il supporto dei loro tifosi. E un'altra cosa, smettetela ad ogni sconfitta della Lazio contro il Milan o ogni punto che fa la Lazio contro l'Inter a mettervi in bocca questo cazzo di gemellaggio. Il gemellaggio è tra tifosi, non significa che bisogna fare combin e partite truccate per far vincere lo scudetto all'Inter. Il gemellaggio è una cosa a parte, tra tifosi che va oltre il risultato. Basta rompere i coglioni ogni cazzo di partita che la Lazio non vince per fare un favore all'Inter o con ogni partita dove la Lazio fa punti contro l'Inter. Basta a mettervi in bocca sto cazzo di gemellaggio. Non avete capito un cazzo. Volete tifare dalla poltrona da tifoso medio? È bellissimo, ragazzi, stare a casa, accendere 5 minuti, però non entrate in merito
di dinamiche di curva, dinamiche di stadio. Solo quello voglio dire. Ognuno è libero di fare, ma basta mettervi in bocca sto gemellaggio. Sono fratelli a prescindere dai risultati. Perché come sono stati i fratelli quando abbiamo vinto nel 98, gli abbiamo alzato una coppa in faccia, con tutto il rispetto. Nel 98 in Coppa UEFA, loro non ci hanno detto A. Abbiamo perso il 5 maggio, noi giusto, anzi loro hanno fatto fin troppo a tifare contro la loro squadra. Quindi silenzio quando si parla del gemellaggio. Incazzatevi con la Lazio, incazzatevi col monopalla di Acerbi, incazzatevi con Marusic che veramente più che era veramente da decapitare, ok? Davanti la Bastiglia, ma non rompete i coglioni e non nominate il gemellaggio, che è una cosa che non vi compete. Evidentemente se fate ancora questi discorsi del cavolo non l'avete capito. Per il resto, stasera parleremo di tutto su Non ho cugini. Vi lascio il link qui sotto, mi raccomando, entrate già da adesso e impostate il promemoria. Se non siete iscritti a Non ho cugini, iscrivetevi e attivate la campanella. Ci siamo io, ci sarà Diego Ligorio, Diego Capoint, ospite Fabio Bergomi, agente 007. Ciao, e intanto iscrivetevi pure a questo canale.